siamo nell'associazione Non Più Soli. E come avevo già accennato 2 anni fa, avevamo un progetto che è Rifiorire con la Bellezza, dedicato alle pazienti oncologiche. Abbiamo avuto la fortuna di poterlo mettere in atto grazie ai nostri ragazzi del servizio civile e quindi stamattina facciamo la seduta inaugurale. Ci saranno i nostri pazienti a 2 alla volta, massimo 3. E quindi faremo questo percorso durante tutto l'anno, una volta al mese. E le nostre ragazze, l'estetista verrà per comunque aiutarli a farle capire come riprendere in mano la bellezza della donna, pur avendo una patologia che comunque può a volte, nella maggior parte delle volte, comunque trasformare un pochino il colore della pelle e tutto il resto. Quindi guardarsi allo specchio per i nostri pazienti oncologici può diventare un problema. In questo modo gli insegniamo, in questa parentesi della loro vita, come comportarsi con loro stessi. Io devo semplicemente ringraziare tutti, i nostri volontari che sono eccezionali, i nostri ragazzi del servizio civile che sono davvero, direi eccezionale direi poco, perché hanno curato questo progetto dall'inizio. E grazie a loro siamo riusciti a fare questo. Questo era un altro piccolo sogno della Non Più Soli e ci siamo riusciti grazie a loro. E una piccola cosa vorrei dire, siamo anche riusciti a realizzare un altro sogno che avevamo nel cassetto da tanto, portare i nostri pazienti, massimo 3 pazienti, in crociera. L'associazione se ne fa carico. E portiamo questi pazienti già da 2 anni, questo è stato il secondo anno in crociera ed è una settimana che davvero tornano molto carichi, per quella settimana dimenticano quello che hanno e il nostro obiettivo è questo. Per diventare volontaria dell'associazione Non Più Soli basta comunque avere tanta passione e amore verso il volontariato e soprattutto bisogna avere la passione, come ho già detto, per quello che si fa. Ovvero noi operiamo come volontari sia nei reparti in ospedale, non solo nel reparto di oncologia ma anche in quello di chirurgia, oculistica, radiologia. Inoltre facciamo anche un lavoro d'ufficio presso la nostra sede. Per diventare volontari basta comunque fare un colloquio e poi attraverso questo colloquio, se il colloquio sarà positivo, sarà sufficiente attraverso i nostri tutor, delle persone comunque qualificate che affiancheranno il volontario attraverso un periodo di tutoraggio. Guardare per terra, sei lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Un altro bellissimo obiettivo che abbiamo raggiunto, io direi il fiore all'occhiello della Non Più Soli, è la casa accoglienza dove ci troviamo in questo momento. La casa accoglienza è stata pensata per i pazienti che fanno terapia più di 3 giorni consecutivi oppure 2, 3, che vengono più che altro da fuori. Noi non la chiamiamo casa accoglienza perché è veramente fatta in modo familiare, con tutte le accortezze che abbiamo pensato di fare per far trovare le persone a suo agio, può rimanere il paziente e il familiare. Non ci sono costi, non chiediamo nulla, si lascia solo un contributo volontario perché comunque c'è da sostenere le spese, ma è stato un pensiero che abbiamo rivolto ai nostri pazienti proprio per questo, per evitare il disagio del viaggio per queste persone che magari devono fare 1 ora di viaggio.
anche se ci sono persone di Castro Villari che hanno difficoltà, che magari sono sole ed è capitato, possono rimanere nella nostra casa che si trova in via Isonzo, la stessa sede dell'associazione. Noi siamo giù come uffici e sopra c'è la casa accoglienza. Ogni permanenza di pazienti è comunque accompagnato da due di noi, perché la sera, la notte poi la facciamo, noi rimaniamo giù, i pazienti stanno sopra, c'è la cucina, ci sono le stanze da letto, 9 posti letto. E il salone per cercare di farli stare al meglio. Noi rimaniamo giusto perché se hanno bisogno di qualcosa oppure dobbiamo contattare il medico, fino adesso non è mai successo, speriamo non succeda, e quindi preferiamo rimanere anche per fare compagnia. Forse alla fine ci si deve sentire davvero un po' male. L'associazione Non Più Soli opera sul territorio da ben 21 anni, e abbiamo tante iniziative, prevenzione nelle scuole, facciamo prevenzione nella nostra associazione, siamo direttamente a contatto col paziente nel reparto di oncologia, di chirurgia e radiologia, perché lì vediamo la prima parte del paziente, cioè il primo approccio. Sostenerci non penso sia così difficile con il 5 per 1000, visto che non dobbiamo togliere niente a nessuno, però nello stesso tempo diamo una mano con il vostro contributo a queste persone che hanno un momento di difficoltà. Forniamo le parrucche a chi ne ha bisogno e poi contribuiamo comunque ad allestire un po' il reparto. Ultimamente abbiamo comprato un televisore per il reparto di oncologia nella sala d'attesa, dove ci sposteremo a breve.